Pendagli da forca, non scordatevi di seguire quei cani fetidi di Flavio e Danilo anche sulle pagine social, dove troverete altre curiosità su bucanieri celebri, navi pirata ed eventi storici. Seguite Radio Pirata Podcast su Facebook e Instagram e navigate su libertalia.fm. E ora, buon ascolto! Arr! Eccoci qua, ciao Danilo, eccoci. Bentornato e bentornati a tutti anche nel mondo dei pirati somali. Questo episodio è direttamente collegato a quello precedente, è un episodio anche un po' particolare per due motivi. Uno, perché metà dell'episodio sarà una specie di esperimento radiofonico, direi, no? Una specie di audiolibro in podcast in cui andremo a parlare effettivamente, io in persona andrò a parlare effettivamente con dei pirati, diciamola così. Soprattutto, la cosa che caratterizza questo episodio è che la sigla non la lanciamo all'inizio, ma la lanceremo un po' verso metà, proprio perché adesso andiamo a concludere effettivamente i temi che abbiamo aperto nell'episodio precedente. Che dici, Danilo? Partiamo. Ottima idea. Racchiudici il racconto di questo fenomeno molto interessante. Dunque, seguendo un po' tutto quello che abbiamo raccontato nell'episodio precedente, arriviamo inevitabilmente a chiederci cosa se ne fanno i pirati somali delle barche di soldi che guadagnano dai riscatti ottenuti con le loro operazioni, dopo naturalmente aver diviso la propria parte di bottino con parenti e amici. Dunque, i più lungimiranti tra di loro finiscono per costruire con questi soldi case e alberghi, però bisogna anche dire che questi pirati lungimiranti sono una sparuta minoranza, perché la quasi totalità degli uomini impiegati nel mestiere del pirata mandano in fumo tutti i loro guadagni in una droga chiamata GAT. Si tratta di uno stimolante, se vogliamo simile all'anfetamina, che si consuma masticando le foglie della pianta oppure essiccandole e lasciandole in infusione, un po' come quando si prepara il tè. Lo scorso episodio abbiamo detto che molto del materiale, quasi tutto il materiale raccolto per raccontare dei pirati somali, viene dal lavoro del giornalista Jay Bador, e lo stesso Jay, per inserirsi nella società dei pirati e farsi accettare da loro, iniziò durante la sua inchiesta e il suo soggiorno in Somalia a masticare appunto foglie di GAT. Si tratta in effetti di una droga sociale. Generalmente i consumatori si riuniscono un po' come in una specie di picnic e si mettono a masticare tutti insieme queste foglie, bevendosi qualcosa di dolce come una gassosa, roba simile, proprio perché pare che queste foglie abbiano un sapore molto amaro. Il GAT come droga ha effetti a breve termine simili alla cocaina, ma il suo potere principale si basa su una convinzione tutta culturale e locale secondo cui il GAT possa aumentare la forza fisica a livelli sovraumani e garantire quindi l'invincibilità. Inutile dire che si tratta di una convinzione più che deleteria, anche perché il GAT dà dipendenza e gli effetti a lungo termine si manifestano con ulcera, danni epatici e danni cerebrali. Ora, perché mi sto dilungando molto su questo argomento? Perché in Somalia, soprattutto nel Puntland, il GAT è una vera e propria piaga sociale. E per ottenere gli effetti desiderati dalla pianta, che non è l'invincibilità, ma quanto piuttosto quel senso inebriante, un po' drogogeno, diciamo così, bisogna masticare ste foglie per ore e ore e ore e ore, il che costringe inevitabilmente i consumatori a impiegare buona parte della giornata nel consumo di GAT e quindi finiscono per perdere il lavoro nel caso limite in cui ne hanno uno e finiscono per dilapidare appunto tutto quello che hanno. Ancora una volta, però, per queste persone la pirateria offre una grande soluzione, visto che
si costituisce da azioni circoscritte a pochi giorni, guadagni molto ingenti che possono essere investiti nel consumo della droga. Questo da un lato, quindi vediamo come effettivamente la popolazione locale non è che finisca per godersi i frutti del lavoro dei pirati in festini e cose astruse, ma la realtà è molto molto peggiore di quello che possiamo immaginare, insomma. Dall'altro lato vediamo un po' qual è stata la risposta internazionale al fenomeno della pirateria somala. È inutile dire che nel corso degli anni questa risposta diventa sempre più forte, e anche qui abbiamo qualche svolta epocale effettivamente su cui vale la pena riflettere. Per dare un paio di dati piuttosto recenti sul fenomeno, possiamo dire che il picco di attività per i pirati somali è stato raggiunto nel 2011. Dopodiché vediamo una regressione costante, se pensi che tra il 2016 e il 2021 ci sono stati solamente 6 attacchi a opera di pirati somali, il che può portarci anche a ritenere il fenomeno concluso, almeno per il momento. Facciamo però un passo indietro. Nel marzo del 2010, la nave panamense Al-Mezan, che è già stata assalita ben 2 volte dai pirati, è diretta a Mogadiscio per alcuni commerci non molto chiari, a dire il vero, visto che trasportava armi in una nazione che era sotto un embargo dell'ONU. Comunque, questo, tenendo questo a parte, inutile dire, altrimenti non era in questa storia, che questa nave Al-Mezan viene attaccata nuovamente da un gruppo di pirati. Stavolta però non si fa trovare impreparata. La compagnia proprietaria della nave infatti ha assunto una guardia armata privata per proteggere il cargo, e quando i pirati iniziano a fare casino, a sparare per aria per intimorire la ciurma, la guardia privata apre il fuoco addosso ai pirati con armi automatiche. I pirati non si arrendono, tentano di aggirare il fuoco per tornare all'attacco, ma vengono nuovamente respinti. A questo punto decidono di fuggire in mare aperto, ma questa guardia privata assunta dalla compagnia proprietaria della Al-Mezan poteva contare sull'impiego di un ponte aereo, cioè un elicottero in attesa a bordo di una nave vicina, una nave da guerra spagnola. Le guardie private quindi raggiungono l'elicottero, si alzano in volo, danno la caccia a questi pirati in fuga e li massacrano. Sterminano tutti gli uomini a bordo e affondano le loro navi. Mi spiace essere anche sceso un po' nei dettagli truculenti di questa storia, però è importante notare che questo non è un semplice avvenimento, perché di fatto è la prima volta che dei pirati vengono uccisi da una forza armata privata, quindi non come nella storia che hai raccontato la volta scorsa, da un esercito nazionale. Esatto. Una forza armata privata assunta a sua volta da una compagnia privata. E a questo punto è inutile dire quante domande un evento simile possa sollevare in termini di giurisdizione, uso adeguato o meno della forza, soprattutto nel dare la caccia a un gruppo che era già in fuga. E poi, senza contare che tutto questo avviene, tutto questo provoca delle vittime di cittadini che, anche se criminali, sono cittadini di uno stato fallito, quindi incapace di amministrare giustizia o garantire diritti. Ora, io sono sicuro che ognuno può maturare le proprie idee in proposito. Anzi, mi viene anche da dire che se c'è qualche esperto di diritto internazionale in ascolto, sarebbe interessante farci proprio una chiacchierata. Comunque, se posso dire la mia, di fatto la pirateria somala è molto probabilmente il risultato del fallimento del progetto di costruzione del paese Somalia. Un progetto che fu di fatto un progetto internazionale di costruzione di una nazione, presto fallito a causa della volontà di ignorare le rivalità dei clan locali e la cultura dominante, incapace in realtà di conciliarsi con un concetto occidentale di nazione,
E questo, se vogliamo, è capitato molte volte in tutto il mondo, con risultati ugualmente drammatici dopo la decolonizzazione. E anche se posso, scusa se te, perché mi stai appassionando con queste idee, è anche il segnale di quello che può nascere da una popolazione allo sbando dopo aver subito, come abbiamo detto l'altra volta, la pesca delle corporation che toglie il cibo alle popolazioni locali, il traffico di rifiuti. Queste storie dei pirati somali della Somalia si collegano anche alle vicende di Ilaria Alpi, che forse voi conoscete, che stava proprio investigando sul tema del traffico dei rifiuti, quindi qualcuno proprio del nostro panorama, un giornalista del nostro panorama nazionale, che è quindi una storia che ci tocca anche da vicino. E in tutta questa storia, nonostante è chiaro come potenze molto elevate abbiano guardato alla Somalia come una meta per traffici di ogni tipo e attività di ogni tipo, quando poi guardi i media, i criminali da estirpare con forza sono quattro tizi scappati di casa con gli AK-47 in mano, sono il male assoluto, quando in realtà, diciamo, le forze in gioco e il vero male forse è da un'altra parte. Non lo so, scusa Flavio se ti ho interrotto con questa intemerata, ecco, come io ho dato un po' la mia opinione, anche tu hai dato la tua, ma queste sono opinioni che in realtà non portano a soluzioni, se vogliamo, perché questo in realtà sia un po' il limite della parola, che senza pratica non porta a soluzioni, ma in realtà, come ho detto poco fa, sarebbe interessante parlare con un esperto magari di questioni internazionali, di geopolitica o anche di diritto internazionale, per capire effettivamente un po' di più di questo mondo grigissimo che abbiamo esplorato. Parlando di soluzioni, la soluzione forse, se possiamo chiamarla così, è da cercare non tanto in mare a dare la caccia appunto a gruppi di sbandati, ma anzi sulla terraferma, nella costruzione di uno Stato funzionante capace di offrire un tenore di vita adeguato alla popolazione somala. Inutile sottolineare quanto difficile sia anche solo immaginare un progetto del genere, perché è ostentato da tutti, è ostentato dai clan locali che vogliono mantenere i propri organismi di potere, è ostentato dai signori della guerra in loco, è ostentato ovviamente dai gruppi islamisti radicali che hanno i loro interessi, è ostentato dagli interessi poi delle corporation sia occidentali sia asiatiche, che senza scrupoli fanno della Somalia e di posti simili un po' quello che gli pare. Ancora una volta, e lo ripeto per l'ennesima volta, avrei proprio voglia di invitare qui a parlare qualcuno di esperto, più esperto di noi sulla geopolitica proprio della regione, perché sono sicuro che ne verrebbe fuori una bella discussione. Allora, fra sicuramente temi molto molto difficili, però c'è da dire che questo, l'abbiamo detto, no? Anche per aiutare a dare un punto di vista più con uno zoom più accurato, che questo è un episodio un po' diverso dal solito, cioè non andremo a raccontare i fatti distanti da noi e dove è difficile trovare anche un punto di vista, una soluzione, ma ci caleremo nei panni di alcuni protagonisti delle vicende legate ai pirati somali. Perché? Ora entriamo, caro Flavio, nel momento audiolibro o teatrale che dicevi. Flavio qui con noi vestirà i panni di Jay Bahadur, quindi il giornalista dal cui lavoro abbiamo tirato fuori queste puntate. Io invece avrò il piacere, a livello teatrale ovviamente, di interpretare i personaggi con cui lui entrerà in contatto, fra cui noti pirati, giusto? Questa è un'idea di Flavio che ho subito seguito molto volentieri. Sì, sì, poi certo, per dovere di cronaca voglio ribadire che queste interviste che andiamo a rappresentare sono sì basate sulle parole esatte riportate da Bahadur, però abbiamo anche operato qualche ritocco qui e lì, sia per semplificare gli eventi raccontati, ma in alcuni casi anche per arricchire un po' di dettagli alcuni scambi di battute. Quindi, insomma, come abbiamo detto più volte, voglio ribadire il fatto che abbiamo creato un adattamento radiofonico, ecco, di queste interviste. E allora iniziamolo, e stavolta veramente la lancio... Vai, vai. Sigla.
Durante il mio soggiorno in Somalia ho avuto modo di incontrare diversi pirati attivi o in ritiro. L'uomo che sicuramente mi ha maggiormente colpito è Boya. Si tratta del primo pirata con cui io sia entrato in contatto, ma soprattutto del più importante, della prima generazione di pirati somali. Nel 1994 ero un pescatore di aragoste, uno dei migliori. A partire da quell'anno, però, le popolazioni di aragoste della zona sono state sterminate a causa delle flotte di pescherecci straniere, soprattutto cinesi, taiwanesi e coreane. Questi stranieri non perdevano tempo a esplorare i fondali e catturare le prede, no, loro usavano reti a strascico, con ganci di metallo, portandosi via tutto il futuro dell'ecosistema, oltre al nostro pescato giornaliero. Oggi non ci sono più aragoste nella baia di Eyl. Quindi possiamo dire che ho dovuto iniziare a pescare altro. Tanti altri hanno seguito il mio esempio. Oggi ci sono circa 500 pirati operativi nella baia di Eyl. Io sono il loro capo. Mi occupo di dare loro un'organizzazione, del reclutamento, del finanziamento, delle missioni e talvolta di dar loro direttive operative. Come selezioni gli aspiranti pirati? Il mio criterio risponde a due domande. La recluta deve possedere un'arma e deve essere un eroe, pronto ad accettare la morte. Beh, non mi sembra difficile trovare persone che rispecchiano questo curriculum da queste parti. Eppure il tuo gruppo non mi sembra enorme. Qualcuno dei tuoi ha usato i proventi delle estorsioni per lasciare la Somalia? L'unico modo per andarsene è morire. Posso chiederti come scegliete i bersagli? Non facciamo discriminazioni. Ogni nave tanto ingenua da girarsi sotto il nostro sguardo è un bersaglio. Una volta iniziato l'inseguimento, non molliamo, anche a costo di finire in acque internazionali. Le navi possono fuggire oppure le catturiamo, ma di sicuro non molliamo l'inseguimento. Ci sono due tipi di navi, quelle commerciali e quelle turistiche. Le commerciali sono facili prede, si riconoscono dai container che portano e sono lente. E qual è la strategia d'attacco? Ci avviciniamo velocemente, su piccole imbarcazioni rapide. Ci accostiamo su tutti i lati del bersaglio, come un branco di lupi. Poi sventoliamo le armi, spariamo qualche colpo in aria. Generalmente a questo punto le navi si fermano, impaurite. Se invece non si spaventano e decidono di rompere la nostra formazione per darsela a gambe, allora accettiamo la sconfitta. Davvero? Noi non siamo assassini. Non uccidiamo mai nessuno, noi attacchiamo solamente le navi. Ascolta, io lo so che quello che facciamo è sbagliato. Appena qualche giorno fa sono andato in radio a chiedere a tutti i pirati di smettere con le operazioni. La decisione è stata mia e di tutto il consiglio direttivo. E quando una nave si arrende, invece, come procede la cattura? Lanciamo i rampini e abbordiamo l'obiettivo. Quasi sempre la ciurma non oppone resistenza alla cattura, ma quando lo fa, di solito finiamo per mollare la presa. In tutto ci vuole circa mezz'ora. E qual è la vostra percentuale di successo? Direi il 20 o il 30%. Quando riusciamo a catturare una nave, la portiamo nella baia, in un porto amico, portiamo a bordo qualche interprete e iniziamo a negoziare per il riscatto. I soldi ce li mandano sul ponte, in contanti, con un paracadute. E come li dividete? Cioè, come dividete i proventi? In parti uguali. Metà a chi ha effettuato l'operazione, un terzo agli investitori che hanno comprato imbarcazioni, equipaggiamento, carburante, armi. Il resto lo diamo a tutti gli altri. Le guardie che ci aiutano a tenere d'occhio gli ostaggi, quelli che ci portano cibo e acqua, i traduttori, ma anche i poveri e i disabili della comunità a cui devolviamo parte dei proventi. Questo è il motivo per cui la gente ci considera come una specie di Robin Hood. Ecco, su questo punto, hai detto che tu e il tuo, l'hai chiamato consiglio direttivo, avete chiesto di cessare le attività di pirateria. Ma come farete con chi rifiuterà di ubbidire? Ci penseremo noi a loro. Lavoreremo con il governo, li cattureremo e li sbatteremo in prigione. Devi capirmi, è una questione morale.
Con il tempo abbiamo capito che stavamo facendo qualcosa di sbagliato. Abbiamo iniziato a perdere il supporto della popolazione con l'arrivo dei leader religiosi a Eil. Hanno dichiarato la pirateria haram. Significa che è proibito dalla religione, giusto? Sì, ma anche che quei soldi non portano nulla di buono. Infatti io, a differenza di molti altri, non mi sono costruito una casa o un hotel, ma ho dato i miei soldi in beneficenza. Dopo Boya, ho avuto l'occasione di entrare in contatto anche con Garad. Se volessimo fare una classifica, potremmo dire che si tratta del secondo più importante pirata della prima generazione. Però nonostante fossero colleghi e amici, Garad e Boya avevano visioni della pirateria un poco diverse, soprattutto in merito al dismettere le operazioni. Grazie di questo incontro, so che non ti entusiasma parlare della tua attività di pirata. Pirata? I veri pirati sono quelli che pescano illegalmente. Non so da dove vengono, ma sono certo che ci sono circa 5.000 pescherecci illegali nel nostro territorio. Capisco. Posso chiederti qualcosa riguardo alle operazioni? Non so come intercettate gli obiettivi. Alcuni dicono che vi servite di grosse basi di intelligence. A che diamine serve l'intelligence per assalire le navi nel Golfo di Aden? Basta una mezz'ora su Google per capire più o meno la rotta dei possibili obiettivi. Ti metti in mare, vai su a nord, poi viri un po' a sinistra e aspetti. Tutto qui. Questo non rende difficile capire se un bersaglio è buono o no? Tu devi capire che noi non siamo predatori, siamo poveri. Per lo più le nostre imbarcazioni sono composte da disperati, senza abbastanza viveri o benzina per tornare a casa. A quel punto, qualsiasi nave di passaggio diventa un'oasi nel deserto. Se devo essere sincero, Gara, tu non mi sembri povero. Eppure ti sei ritirato da un po' dalla pirateria attiva. Ho fatto quel che dovevo, per la mia famiglia. Però supporto la mia gente in altro modo. Non è per arricchirmi. Per la tua gente intendi i somali o i pirati? Al momento, mentre parliamo, sto investendo in 20 ciurme diverse, da Kismayo a Afun. Ecco, controlliamo tutta la costa somala. Posso chiederti che ne pensi del comunicato radio di Boya? La mia organizzazione è diversa. Noi non siamo come Boya. Noi non smetteremo. Almeno fino a quando i nostri mari saranno ripuliti da tutta la pesca illegale. Ascolta, tu continui a parlare di combattere la pesca illegale. Però voi attaccate soprattutto i mercantili. A volte le navi mercantili hanno gli stessi nomi dei pescherecci illegali, appartengono alle stesse compagnie, questo rende lecito catturare anche loro. Ascolta, cambiamo discorso. Ho saputo che sei entrato a far parte della Guardia Costiera Regolare, è vero? Sì, è vero. Se la Guardia Costiera Ufficiale si impegnerà nel debellare la pesca illegale che distrugge l'ambiente marino, se impedirà tutto quello scarico illegale di rifiuti tossici sulle nostre coste, allora sarà un piacere lavorare insieme. Pensi che sia il modo migliore per combattere la tua battaglia? La Guardia Costiera ha un equipaggiamento migliore. Armi, imbarcazioni, tutto più professionale. Mi occuperò di addestrare gli uomini, offrendo informazioni e procedure. Non è un po' strano per un pirata entrare nella Guardia Costiera? Scusa il paragone, ma è un po' come se un rapinatore si facesse assumere dalla polizia per continuare poi a fare il rapinatore nel tempo libero. Questo perché tu continui a pensare che noi siamo pirati. Noi vogliamo solo proteggere le coste. Quello che ho in mente io è di riformare i miei uomini, trasformarli in guardia costiera regolare, in modo che questo equivoco venga cancellato per sempre. Dopo aver incontrato tanti pirati, ho avuto anche l'occasione di parlare con una delle loro vittime. Nel 2009, la nave tedesca Victoria ha subito un pesante attacco ed è stata sequestrata dai pirati per diversi giorni. Sono riuscito a risalire a uno degli uomini dell'equipaggio, il romeno Levenescu. Ha accettato di incontrarmi subito dopo la mia partenza dalla Somalia. Ascolta, la cosa che mi stupisce è il fatto stesso che i pirati abbiano deciso di attaccarvi. Da quello che so,
voi stavate percorrendo la rotta del corridoio di sicurezza dell'ONU. Sbaglio o c'erano anche due fregate della NATO di stanza proprio da quelle parti? Quel corridoio è un inferno, non fa che rendere il lavoro dei pirati più facili perché sanno esattamente dove passano le navi. E poi parliamo di veri e propri kamikaze. Aspetta, cioè che intendi? Non so se te ne intendi di motori, ma ci sono venuti addosso con una barca equipaggiata con due motori da 350 cavalli e appena 500 litri di gasolio. Non so se mi spiego, ma se ci avessero mancati, sarebbero rimasti a secco in mare aperto, destinati a morte certa per inedia. Più che un attacco organizzato, era una carica disperata. E come si è svolta questa carica disperata? Ci sono venuti contro e si sono arrampicati lungo la fiancata del ponte. Una volta a bordo hanno sparato dei colpi d'avvertimento per intimidirci. Ci siamo arresi subito perché non ci pagano certo per farci ammazzare dai pirati. E poi? Ci hanno ordinato di stare a bordo la loro barca, ma noi non ci siamo riusciti, non avevamo le funi adatte. La gru non ha retto e il loro scafo è piombato di nuovo in mare, è finito in pezzi. Noi avevamo i nervi a fior di pelle. Come hanno reagito i pirati a questa cosa? Hanno detto, nessun problema, ci compreremo un'altra barca. Pensa, che è successo dopo? Un viaggetto in Somalia. Ci hanno portato in un porto a Eyl, ma hanno detto di avere dei problemi lì con il governo o con altri pirati, non ho capito bene. Però devo ammettere che anche se sembravano molto stressati, non ci hanno mai trattato male, anzi, erano piuttosto gentili. Nessuna violenza? No, anzi, avevamo anche una donna nell'equipaggio e l'hanno trattata coi guanti di velluto. Siamo stati fortunati, il gruppo che ci ha catturato era uno di quelli buoni. So che nel sud del paese i pirati sono terribili, fanno parecchia violenza sugli equipaggi per spingere le compagnie a pagare i riscatti al più presto. I pirati che ci tenevano in ostaggio si limitavano a masticare una droga che gli faceva dilatare le pupille. Come erano armati? Avevano due lanciagranate, un paio di mitragliette russe e una K-47 ciascuno. Non è un equipaggiamento da guerra, nulla con cui puoi sperare di combattere in acque internazionali. Credo fossero più spaventati dall'attacco di altri pirati che non dalla marina militare di qualche altra nazione. Questo è interessante. Ascolta, com'è andata a finire poi? Hanno incassato il riscatto e ci hanno lasciati andare. Noi stavamo bene, ma la nave era ridotta a uno schifo, c'era sporcizia ovunque. Ci hanno tolto tutto, anche i telefoni, ma ci hanno restituito le carte SIM. L'impressione raccolta dal punto di vista dell'ostaggio è davvero il punto di svolta tra la prima generazione dei pirati somali, quella legata a Eyl, e quelle successive, legate al sud del paese. Il passaggio dal pirata più umano, se vogliamo, consapevole del fatto che fare del male a un ostaggio è un grosso rischio economico e personale, a uno stile di pirateria ben più spietato. Bisogna anche dire che, con il passare del tempo, i pirati più moderati finirono per essere spazzati via da quelli più estremisti. L'altro elemento che non è passato inosservato, poi, è la vera passione dei pirati per il GAT. Questo mi fa pensare a un'altra intervista, o meglio a una chiacchierata, che ho avuto proprio masticando quella droga assieme ai pirati. Con il passare del tempo, infatti, Boya e gli altri pirati hanno iniziato ad accettarmi tra di loro. Mi consideravano una persona a posto, uno come si deve, insomma. Credo che il fatto di masticare il GAT tutti assieme e offrire dei bei mucchi di foglie per i nostri picnic abbia aiutato. Questi incontri per me erano un'ottima occasione per fare domande, ma soprattutto per capire la vera esperienza di queste persone. E in uno di questi picnic, in particolare, ho avuto modo di parlare con uno degli uomini di Boya, un tale Mohamed. Un tipo piuttosto timido, a dire il vero. Sai, in Occidente, quando si parla di pirati somali, la gente vi immagina pieni di gingilli d'oro, catene, anelli, sai, macchine di lusso, alcol, droga, belle donne. Ma a parte il GAT, io non ho visto niente del genere qui in Somalia. Anzi, se non sbaglio,
avete quasi tutti famiglia e una sola moglie. Capisco a che genere di belle donne ti riferisci. Ci sono donne del genere da queste parti, ma per lo più sono tossiche. Oppure donne che seguono i soldi, che vogliono solo quelli. Però non sono somale, vengono sempre dall'estero. Però questo è quello che dice Boia. Io donne del genere non le ho nemmeno mai viste. E tutto il resto invece? Quanto all'alcol, noi siamo musulmani, non beviamo alcol, Jay. Alcuni dei giovani lo fanno, provano a bere qualcosa, sai come sono i giovani? È una novità per loro, vogliono sempre provare qualcosa di nuovo. Senti, quello che vorrei chiederti veramente è com'è possibile che le organizzazioni criminali qui in Somalia non prendano proprio il sopravvento? In fondo siete, come dire, i pirati sono molto più potenti economicamente del governo. Beh, questo almeno in teoria. In Puntland conta solo la legge dei clan. Quando questa viene meno, allora interviene quella del governo. Non dimenticare che il Puntland ha la mano pesante contro i pirati. Nel carcere di Bossaso la metà dei prigionieri sono pirati. Lo so perché ci sono stato poco fa con Boia. Lui ha provato a fare un po' di rieducazione, a salvare quelle povere anime. Io penso che il Puntland stia usando il pugno duro solamente per dimostrare alla comunità internazionale di essere seriamente impegnato nella lotta alla pirateria. Guarda, Jay, io so che ha sbagliato fare il pirata, ma almeno i pirati non ammazzano nessuno. Dovresti vedere quelle navi da guerra, soprattutto quelle indiane, sono le peggiori. Quando incontrano una barca di pirati uccidono tutti quanti, oppure gli tolgono tutto il cibo e la benzina che hanno e li lasciano alla deriva. In quei casi è meglio se li ammazzano direttamente, poveracci. Deve essere terribile. Senti, Jay, posso chiederti una cosa io? Certo, dimmi. Che ne pensano gli occidentali dei pirati? Pensano a gente con la benda sull'occhio, Mohamed. Time.